Cari amici, buona giornata, buona festa dell'Immacolata. Nella chiesa del Gesù dedicata all'Immacolata, il cardinale Sepe ha celebrato alla presenza delle istituzioni la messa dell'8 dicembre, una cerimonia particolarmente sentita alla quale hanno partecipato tantissimi cittadini e che apre ufficialmente il periodo natalizio. Un appello a collaborare e a tenersi per mano affinché la città possa superare questo momento difficile è stato lanciato da Crescenzio Sepe e raccolto dal sindaco Luigi De Magistris. Momento difficile è il momento in cui dobbiamo metterci tutti insieme, le istituzioni, la Chiesa, tutto ciò che può contribuire a far superare questo posto. Mettiamoci mani nelle mani per saltare e cercare di edificare una società così come Napoli merita. Colgo innanzitutto un aspetto del messaggio del Cardinale, avere le mani unite. Tutti insieme per la riscossa di questa città. Oggi è una giornata di sole, di speranza, speriamo che sia un Natale di amore, di armonia e soprattutto cerchiamo di stare vicino alle persone più bisognose, ai deboli, agli ultimi. Questo è un messaggio forte, una città solidale, un impegno per tutti a fare sempre di più. A conclusione della cerimonia, la tradizionale deposizione di fiori da parte dei Vigili del Fuoco sulla statua dell'Immacolata in Piazza del Gesù. In strada, nei vicini decumani, c'è già aria di festa. Cittadini e turisti affollano il centro storico e le vie dei presepi ed è già la magia del Natale. Io colgo soprattutto la dignità dell'essere napoletano, cioè questo orgoglio che sta crescendo in una città che si rimbocca le mani, che ha tanti problemi ma li vuole risolvere partendo da noi, dalla nostra città, e questa percezione di un maggiore senso di unità si avverte pur nelle diversità, quindi questo è un messaggio forte in questo Natale, lavoriamo sodo e le cose miglioreranno. Chiediamo a Maria Immacolata di benedire tutte le nostre famiglie, tutti i nostri giovani, tutta la nostra città. A lei, alla Vergine Immacolata, la nostra fede e il nostro amore. Amarom Jacobat.